Lo scopo di questo video è quello di esemplificare come eseguire l'aggiornamento firmware del kit CEM GSM. Scollegare il cavo di collegamento dal modulo alla centrale. Chiudere il ponticello S4. Collegare quindi il cavetto IP9 SER2 nell'apposito connettore. Aprire il programma NAC Flash Update. Apparirà questa schermata. Selezionare quindi la porta di comunicazione, nel nostro caso la COM numero 6. Selezionare il bottone Chiusa. A questo punto caricare il file. Verificare che il firmware caricato sia quello corretto. Sulla barra inferiore di colore azzurro è possibile visualizzare lo stato di avanzamento della scrittura. Una volta ultimata la scrittura, il programma esegue una verifica. Se a questo punto, riaprire il ponticello di programmazione S4. Cliccare su OK. A questo punto richiudere la porta di comunicazione. A questo punto scollegare il cavetto IP9 SER2. Chiudere per un secondo il ponticello S5. A questo punto riaprirlo. A questo punto la procedura di aggiornamento è terminata. Verificare da tastiera, entrando nel menu di manutenzione, digitando 6 volte 1, confermare con OK, selezionare 2 manutenzione, scorrere con i tasti freccia fino ad arrivare alla voce manutenzione sistema menu GSM, confermare con OK. E verificare la versione firmware presente sul modulo. Premere Stop per uscire dal menu.